Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura oggi il fatidico giorno che riporta il traffico anche delle persone fra le regioni, dunque si torna a viaggiare non soltanto in automobile ma anche in treno. In tanti sono partiti ma anche tornati in Abruzzo e noi andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Con i liberi spostamenti una regione all'altra è tornata ad animarsi rispetto alle settimane scorse anche la stazione ferroviaria di Pescara Centrale, dove si registra già da oggi un aumento di persone in arrivo ed in partenza dallo scalo ferroviario. Presenti anche gli agenti della Polfer e gli uomini della Protezione Civile. Da oggi, 3 giugno, aumentano le frecce, gli intercity in circolazione sulla linea adriatica e dunque anche in Abruzzo e Molise. Sempre da oggi nella nostra regione in circolazione 130 treni regionali ed interregionali. Dopo 6 mesi torna a casa, sì. Finalmente si torna in Puglia dopo 6 mesi a riabbracciare la mia famiglia con un po' di arrosticini, quindi Abruzzo Puglia. È stata dura restare lontano dalla famiglia per tutti questi mesi? Abbastanza, infatti non so la reazione quando rivedo tutti. Hai scelto il treno per tornare a casa, come mai? Molto più sicuro. Il pullman non lo so, non mi fido. Si torna a casa, immagino. Sì, si torna a casa. Dopo quanto tempo? Dopo, io non torno prima del lockdown, quindi dopo 6 mesi. Torni in Puglia? Sì. Contenta di riabbracciare la famiglia, Sì, ovviamente. un sacco, mi manca un sacco. Ti sposti solitamente in treno? Sì, prendo un sacco di treni all'anno comunque. Trovi bene con. Italia? Sì, mi trovo abbastanza bene. Si torna a viaggiare fra le regioni, ecco il treno sta arrivando proprio in questo momento, insomma c'è ovviamente soddisfazione perché si può tornare dai propri cari, dalle famiglie. Certo. Io vado a trovare un mio carissimo cugino che ha 91 anni, che è stato abbandonato da tutti, pover'uomo, e niente, mi sembra doveroso fargli una visita. Lei arriva da dove, se possiamo chiedere? Emilia Romagna. Romagna. E come ha trovato questo viaggio dopo il lockdown? Sì, mi sembrava veramente tornare dalla guerra. C'erano poche persone sul treno anche perché ci sono ovviamente posti contingentati. Sì. Sono stati controlli particolari? No, sì, a Bologna sì, con la temperatura, ma basta. Il resto tutto bene? Sì, Hai tutto viaggiato bene. bene? Molto bene, grazie. Grazie. Scusa, sei appena sceso dal treno che arriva da Venezia? Sì, da Da Venezia. Venezia, da dove arrivi, se Da possiamo? Milano Centrale. Milano, tutto bene il viaggio? Tutto bene, sì, distanziamento sociale, poi Trenitalia ha messo a disposizione guanti, mascherine monouso, poggiatesta monouso, quindi massima sicurezza. Sei abruzzese? Abruzzese di Pescara, Di quindi. Pescara, quindi torni a casa contento. Finalmente dopo 6 mesi, quindi Dopo 6 mesi di lontananza. Assolutamente È sì. stato un viaggio particolare questo. Viaggio, sì, da un certo punto di vista particolare per il tempo trascorso dall'ultimo viaggio e per le modalità, però per il resto tutto normale. Speriamo sia un primo passo verso il ritorno alla normalità. E lo speriamo davvero. Continuiamo adesso invece con la cronaca che ci porta appena fuori la nostra regione ad Ascoli Piceno. Un ex carabiniere, Antonio Cianfrone, è stato ucciso questa mattina tra le 8 e le 9:30 a colpi di pistola mentre passava lungo la pista ciclopedonale di Spinetoli, poco lontano da Ascoli. 51 anni, originario del Chietino, l'uomo fu costretto a lasciare l'arma dopo un suo coinvolgimento in un'inchiesta per concussione. Secondo gli inquirenti, l'omicidio di questa mattina sarebbe stato un'esecuzione a sparare. Sarebbe stata una persona con il volto coperto da un casco, poi fuggita a bordo di una moto guidata da un complice. A dare l'allarme è stata una donna, ma non si sa ancora se questa abbia assistito all'omicidio. Cianfrone era stato arrestato a maggio del 2015 dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno su ordine del GIP Giuliana Filippello in seguito a indagini coordinate dalla Procura. Allora era vicecomandante della stazione di Monsampolo del Tronto con il grado di maresciallo. Nell'inchiesta erano coinvolti altri soggetti, tra cui il comandante della stazione accusato di concussione e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti d'ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, omissione di atti d'ufficio. Entrambi i militari avevano respinto le accuse contestate. Il processo è ancora in corso. Chi ha visto qualcosa parli, è stato l'appello del procuratore capo di Ascoli Piceno, Umberto Monti.
Andiamo avanti con la cronaca. Avendo scontato metà della pena, Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni per aver ucciso la moglie Melania Rea, potrà chiedere dei permessi premio per uscire dal carcere. Reazione sdegnata della famiglia della vittima. Il padre di Melania infatti si appella al giudice affinché non sia accordato il permesso qualora ne facesse richiesta. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Parolisi può chiedere permessi premio e il padre di Melania si appella al giudice. Sono trascorsi 9 anni da quando l'ex caporal maggiore Salvatore Parolisi massacrò Melania Rea con 35 coltellate per poi lasciarla agonizzante nel bosco di Ripe di Civitella del Tronto. Un disgustoso caso di violenza di un uomo su una donna per cui il militare era stato condannato all'ergastolo in primo grado, pena ridotta in appello e cassazione, fino a quella definitiva di 20 anni di reclusione che sta scontando nel carcere milanese di Bollate. La condanna era giunta quando ancora non esisteva la legge contro il femminicidio. Oggi Parolisi, come previsto dalla legge, può chiedere permessi premio, il che significa che potrebbe uscire di galera per un tempo non superiore a 45 giorni all'anno, poiché ha già scontato metà della pena. È nelle condizioni di poterlo fare, fanno sapere i legali dell'uomo, ma per il momento non sono state presentate istanze di nessun tipo. Benché Parolisi non abbia ancora chiesto di poter uscire, Gennaro Rea, il padre di Melania, si appella al giudice di sorveglianza, la figura che accorda o respinge i permessi premio. Pensi a noi vittime, dice Gennaro, che cresce la bambina di Melania che all'epoca dei fatti aveva solo 17 mesi. Per mia figlia uccisa non c'è stata nessuna giustizia, afferma l'uomo, che forse spera in una flebile consolazione immaginando l'assassino ancora in gabbia. Manca la certezza della pena, le parole di un papà condannato a soffrire tutta la vita la mancanza della figlia. La storia tuttavia insegna che le pene, anche i metodi coercitivi più brutali, non influiscono sul numero di reati commessi. La legge sul femminicidio, introdotta nel 2013, e il codice rosso, divenuto legge lo scorso anno, si propongono di contrastare la violenza di genere, ma non hanno impedito che troppe donne venissero sopraffatte. Nel 2019 in Italia 74 donne sono state ammazzate da uomini. Dall'inizio del 2020 ne sono state già uccise altre 28. È meglio prevenire i delitti che punirli, scriveva Cesare Beccaria in Dei delitti e delle pene. E se tante donne continuano ad essere uccise solo perché donne, da parte di uomini che credono di poterne decidere vita e morte, allora occorre in primis distruggere quei retaggi patriarcali che ancora oggi generano una gerarchia nei rapporti tra uomo e donna. E questo affinché non esistano più uomini deplorevoli come Parolisi, disposti a uccidere colei che ritengono possa ostacolare, come nel caso del militare, la carriera o un'altra storia sentimentale. Adesso voltiamo pagina, apriamo la nostra finestra esterna. In diretta da Pescara c'è Paolo Renzetti all'interno di un'azienda di trasporti e logistica, azienda tra l'altro che è stata in prima linea durante la fase 1 dell'emergenza per il trasporto gratuito di materiale sanitario nei presidi della provincia di Pescara. Comunque ci dice di più Paolo Renzetti, e l'ospite che ha al suo fianco, a cui do il buongiorno. A te Paolo. Grazie, grazie Alfredo. Buongiorno, buongiorno da Pescara. Siamo nella sede dell'azienda L Transport SPA e con la dottoressa Luciana Ferrone, amministratore delegato di questa azienda che, come diceva anche il collega da studio, è stata impegnata, è stata in prima linea anche nel periodo dell'emergenza sanitaria. Avete lavorato nei mesi scorsi e tanto, continuate ovviamente ancora di più a lavorare anche oggi. Certo, certo, noi ci siamo adoperati a tutte le richieste che sono pervenute nel periodo del lockdown, quindi abbiamo predisposto che i mezzi consegnassero in diretta e velocemente tutto il necessario alla sanità, sicuramente. Prima di parlare ancora in maniera più approfondita di quello che la L Transport SPA fa tutti i giorni in Italia, in Europa e nel mondo, io parlerei anche di quello che è accaduto invece qualche giorno fa, una importante nomina che è la riguardata come presidente dell'imprenditoria femminile per quanto concerne la Camera di Commercio di Chieti Pescara, una nomina di valore importante. Sì, esatto, io sono onorata di questo compito e ho intorno a me una squadra di validissime imprenditrici e credo che insieme ce la metteremo tutta per affrontare le tematiche, le grosse problematiche che ci sono nella nostra società. E quindi abbiamo già
convocato un primo incontro per martedì 9 giugno e cominceremo a lavorare sodo tutte. Queste donne sono tutte molto preparate, delle imprenditrici molto valide e quindi sicuramente troveremo una quadra per cercare di intervenire nel migliore dei modi, supportati dalla stessa Camera di Commercio e dagli altri organi regionali e anche nazionali, mi auguro. Imprenditoria al femminile, si parla tanto delle donne imprenditrici oggi nella nostra regione, nel nostro paese, quanto è ancora difficile per una donna affermarsi ad alti livelli? Sì, purtroppo è così, la donna che se ne dica ha sempre qualche problema in più rispetto a un uomo, perché comunque è genitrice, perché comunque ha dei figli a cui accudire in prima persona rispetto a un uomo, perché comunque viviamo in una società che non consente e non ha grosse strutture adatte a supportare il lavoro delle donne, e questa è una cosa anche su cui bisogna lavorare per il futuro. Perché io credo nella parità di genere, ma soprattutto credo nella forte collaborazione tra un uomo e una donna, perché un uomo e una donna che lavorano insieme, non contro, ma a braccetto, possono fare tante cose in più nell'ambito societario, a livello lavorativo, a livello anche della famiglia. Quindi questa antica opinione della donna, dell'uomo, le contrapposizioni, credo che siano un retaggio culturale che ormai sono veramente da eliminare. Parliamo allora, ne abbiamo parlato in apertura, torniamo a parlare della vostra azienda, un'eccellenza della nostra regione, leader nel nostro paese nel trasporto delle merci industriali. Voi lavorate in tutto il mondo, in Italia e in Europa, per il trasporto di merci industriali, i vostri clienti sono le più grandi multinazionali. Sì, esatto. La nostra è una società fondata da me e nella quale poi hanno confluito parte della mia famiglia, tra cui mia figlia Paola, mio genero Domenico, l'altra mia figlia Ilaria, quindi è un'azienda a carattere familiare pur essendo una SPA, è un'azienda in cui noi siamo di persona a lavorare, in cui di persona affrontiamo le tematiche, i problemi. Abbiamo una sede molto importante a Piacenza, all'Interporto di Castel San Giovanni, dove abbiamo numerosi hub, numerosi magazzini e da dove gestiamo un po' tutto quello che è il mondo industriale che ci appartiene. Facciamo logistica nei nostri magazzini, lavoriamo con molte industrie importanti a livello. Possiamo fare anche qualche nome? Sì, sì, ma uno tra tanti, che ne so, Leroy Merlin, Brico, ne abbiamo Campari, insomma abbiamo grossi colossi che serviamo da tantissimi anni, e questo in fondo, il fatto di essere fornitori affidabili da tanti anni, dimostra che l'azienda tutto sommato si muove secondo certi canoni. Se voi guardate un attimino, qui abbiamo degli schemi dove noi lavoriamo in contemporanea con le filiali, dove ci raffrontiamo ogni momento, dove sappiamo in tempo reale dove si trovano i mezzi, per cui se un cliente ha bisogno di sapere a che ora arriva il suo mezzo a portargli la sua merce, noi siamo in grado di dirgli in tempo reale è a 15 km dal tuo magazzino, è a 7 km. Le tematiche, le problematiche del momento vengono affrontate da tutti e quello che io tengo particolarmente a dire è che tutto questo è fatto da una squadra formidabile. I miei operatori sono formati direttamente da noi e sono veramente molto attenti, è una squadra molto forte, molto agguerrita, molto personalizzata alla nostra azienda, che credono nell'azienda e soprattutto nella meritocrazia, perché cerchiamo di inquadrare anche le persone in una maniera che si sentano gratificati di quello che fanno e lo svolgono nel migliore dei modi, perché si sentono parte importante, fondamentale dell'azienda. Paolo, diceva un'azienda. Sì, Alfredo. Scusa, volevo fare una domanda alla dottoressa Ferrone, che invece ci riporta un po' anche all'emergenza sanitaria. Volevo sapere qual è stato il ruolo della logistica e del trasporto merci nella prima fase di questa emergenza, quando insomma c'è stato bisogno di proseguire nell'approvvigionamento soprattutto dei beni di prima necessità, con tutte le difficoltà del caso.
Sì, guardi, è stato un periodo complicato perché era svegliarsi la mattina e non sapere cosa ti aspettava il giorno, perché c'erano aziende che chiudevano, aziende che riaprivano, c'era una situazione molto confusa. Quello sul quale noi abbiamo puntato molto è stato proprio l'essere presenti assolutamente per le emergenze, quindi noi non abbiamo mai chiuso, abbiamo lavorato in smart working, abbiamo chiuso gli uffici ma abbiamo lavorato tutti da casa e siamo stati presenti a tutte le richieste necessariamente. Poi ci sono state situazioni di disagio perché magari c'erano dei magazzini chiusi, altri aperti, le categorie merceologiche non chiaramente inquadrate, quelle da tenere chiuse e quelle da tenere aperte, però diciamo che c'è stata anche molta collaborazione, quindi tutto sommato siamo riusciti a svolgere il lavoro in una maniera più che soddisfacente, direi. Che cosa è cambiato invece in questa fase 2 e che cosa si aspetta per i prossimi mesi? Io vedo che è cambiato tanto nel senso che c'è una specie di paura negli investimenti e questa è una bruttissima cosa, perché un imprenditore normalmente per la sua azienda investe, noi per esempio investiamo molto in tecnologie, in mezzi, e adesso c'è un po' da tutte le parti, anche a livello industriale, un po' di timore negli investimenti, perché insomma immaginiamo una seconda ondata di questa turbolenza e significa veramente mettere in ginocchio tante situazioni. Io quello che mi auguro che invece sia stato afferrato è il concetto che io ho sempre sostenuto, che l'Italia deve essere un paese autonomo, cioè autonomo nel senso di vista produttivo. Immaginiamo cosa sarebbe successo se non avessimo prodotto abbastanza pasta, abbastanza pomodoro, abbastanza derrate alimentari, avremmo avuto le stesse problematiche che abbiamo avuto con l'approvvigionamento delle mascherine. Invece i nostri scaffali dei supermercati o dei nostri negozi erano tutti pieni, questo significa che il fabbisogno era e la produzione era interna, quindi secondo me c'è da riflettere anche su questo aspetto, che significa riguardare molto il nostro prodotto interno lordo. Paolo, per la chiusura. Sì, certo, siamo quasi in chiusura di questo collegamento. Lei parlava all'inizio proprio di questa azienda, di questa impresa che lei ha creato con la sua famiglia, una impresa tra virgolette a condizione familiare, perché mi diceva prima del collegamento che avete oltre 100 dipendenti. Sì, esatto, abbiamo oltre 100 dipendenti, un'azienda che cresce, è un'azienda un po' in controtendenza se vogliamo, perché la nostra è un'azienda che aumenta ogni anno di fatturato e che bilancia bene le sue scelte. Io mi permetto di dire, non me ne voglia nessuno, che questo un po' è il fatto di essere capitanata da donne, un pochettino ha fatto la differenza, no? E quindi è vero, perché anche perché ricordiamo proprio, abbiamo fatto in apertura questa sua fresca, freschissima nomina a presidente dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Chieti Pescara, dunque impegnata con la Camera di Commercio e anche con la sua azienda, un doppio binario. Sì. Io credo fortemente nell'impegno sociale e noi abbiamo anche, siamo tra i fautori e fondatori di una scuola di logistica che quest'anno vede i suoi primi allievi diplomarsi che si sono occupati tutti, quindi io credo che ognuno di noi nel suo entourage deve fare tutto quello che è possibile per migliorare l'economia locale e non solo. Grazie a Luciana, grazie a lei. Ferrone, dottoressa Luciana Ferrone, grazie, amministratore delegato della L-Transport S.P.A. Di Pescara, e da Pescara è tutto, grazie a Loris Bennato, linea che può tornare allo studio, a te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti. Andiamo avanti con il nostro giornale. Adesso ci occupiamo di politica. Ci spostiamo nella Marsica. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, appoggia la protesta dei sindaci di Pescina e Tagliacozzo che chiedono la riapertura dei punti di primo intervento delle due cittadine. Sentiamo. Il Partito Democratico sostiene la risoluzione dei sindaci, in particolar modo del sindaco di Pescina e del sindaco di Tagliacozzo, per la riapertura immediata dei punti di primo soccorso. È una vergogna che la Giunta Lenta abbia chiuso per la prima volta nella storia di questi presidi addirittura la rete di emergenza-urgenza in ragione di quei reparti così importanti e che, fatti di cronaca di queste settimane e di questi giorni, hanno testimoniato con tutta la loro
loro forza, non solo per le file purtroppo che ci sono presso il pronto soccorso di Avezzano, ma anche per altri fatti di cronaca che saranno oggetto di accertamenti. Sosteniamo questa battaglia. Ieri abbiamo firmato con tanti cittadini per la riapertura immediata e oggi in Capigruppo, così come chiedono tutti i sindaci della Massica, a partire ovviamente dal sindaco di Pescina e di Tagliacozzo, sosteniamo come Capigruppo delle forze di opposizione e chiediamo alla maggioranza di poter arrivare a questo importantissimo obiettivo per tutta la comunità della Marsica. Bisogna essere davvero coraggiosi nel richiedere al manager Testa di riaprire immediatamente, perché non si possono fare sulla rete di emergenza urgenza cittadini di serie A e cittadini di serie B. Dopo il lockdown si torna al lavoro anche per quanto riguarda la ciclovia adriatica, la pista ciclabile più lunga d'Europa che passerà anche lungo la costa della nostra regione. Vediamo. Riprendono i lavori per la pista ciclabile più lunga d'Europa. Si tratta della ciclovia adriatica che con oltre 1700 km di percorso ecosostenibile collegherà Veneto e Puglia. Ho convocato un tavolo permanente tra tutti gli attori, tutti i protagonisti intorno a questo progetto di fondamentale importanza per la nostra regione e quindi anche oggi siamo tutti quanti qui, proprio editorato, l'impresa, la provincia di Chieti, ovviamente la regione, per portare a compimento e dare la possibilità ai cittadini di usufruire di questa pista ciclabile, una mobilità sostenibile fondamentale, come ho detto prima, per tutta la regione Abruzzo. I lavori lungo i 151 km di costa abruzzese erano stati interrotti dall'emergenza sanitaria, ma ora riprendono anche in un'ottica di rilancio del turismo post-Covid. Vogliamo partire al più presto, c'è stato il momento del coronavirus che comunque ha rallentato i lavori, anzi bloccato i lavori, non ci possiamo permettere di ritardare nemmeno più di un solo minuto, vogliamo al più presto inaugurare anche piccoli tratti di questa pista ciclopedonale, è fondamentale per rilanciare anche l'economia di tutto questo territorio. Ancora serrande abbassate nei centri scommesse. Dopo la manifestazione di protesta di qualche giorno fa all'Aquila, i gestori esasperati aspettano ancora delle risposte dal governo. Il tutto mentre stanno per riprendere i campionati di calcio e chiaramente riprenderanno anche le scommesse sportive. Vediamo il servizio. Tra poco torneranno i campionati di calcio nel nostro paese, le agenzie di scommesse sono però ancora chiuse, non si sa quando riapriranno soprattutto. Sì, il campionato di calcio si appresta a riniziare, mentre i campionati già esteri sono riniziati e noi dopo quasi 90 giorni di chiusura non abbiamo una data certa per la nostra riapertura. Oggi inizia il quarto mese che cominciamo a soffrire perché tra affitti, utenze che arrivano, F24 da pagare, diciamo che chi è del settore comincia a correre il rischio non di riaprire, di non riaprire. Eppure oggi non abbiamo una data certa di riapertura, hanno riaperto tutto, da bar, pub, stabilimenti balneari, discoteche, palestre, per le sale scommesse purtroppo oggi nessuno ci ha comunicato una data di riapertura. Noi chiediamo soltanto di essere trattati con dignità, in quanto siamo un'attività di gioco legale, autorizzato dallo Stato con tanto di concessione. Per aprire la questura ci deve rilasciare l'88 TULPS, quindi se abbiamo carichi pendenti o penali non possiamo aprire. Siamo a tutti effetti persone oneste che hanno voglia di lavorare, ma al giorno d'oggi lo Stato, il governo ancora ci permette di riaprire. Nei giorni scorsi avevate anche manifestato all'Aquila sotto la sede della Regione Abruzzo. Devo dire che in Regione ci hanno accolto, ci hanno ascoltato e Febbo si è fatto carico di prendersi a cuore anche il nostro settore, però sono passati lo stesso una decina di giorni e al momento nulla. Ieri si è festeggiato la festa della Repubblica che è basata sul lavoro, ma a noi non ci danno la possibilità di lavorare.
Il prossimo 22 di giugno ci sarà il primo volo commerciale dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara dopo il lockdown con il collegamento Ryanair Pescara-Bergamo Real Serio. Successivamente torneranno i voli per Germania ed Inghilterra e con le destinazioni di Düsseldorf, Francoforte e Londra. A luglio tornerà anche a fare base a Pescara la compagnia Volotea che fra le novità vedrà dar vita al volo Pescara-Olbia. Negli anni scorsi con la Volotea si era volato per la Sicilia. Intanto nel tardo pomeriggio arriveranno altri due voli charter dal Marocco che porteranno in Abruzzo oltre 200 lavoratori del Nord Africa che andranno poi a lavorare nella Marsica. Ci spostiamo a Teramo, il Comune dà il via alla realizzazione di Space, un progetto culturale per giovani artisti, finanziato con 300.000 euro circa da ANCI e Presidenza del Consiglio. Questo progetto prevede la riqualificazione di una porzione del mercato coperto di Piazza Verdi, che si trasformerà così in un centro sperimentale giovanile. Ci racconta di più nel servizio Tania Bonici Castelli. I vecchi e decadenti locali che ospitavano la macelleria e la pescheria del mercato coperto di Piazza Verdi a Teramo saranno finalmente rinnovati e riqualificati. Si chiama Space ed è un progetto innovativo di interesse culturale che coinvolgerà il mondo giovanile. Sarà un centro sperimentale di linguaggi artistici contemporanei, di partecipazione e produzione. Approvato nell'agosto del 2019 dalla Giunta Municipale Teramana, la riqualificazione sarà finanziata da ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri con 309.000 euro. Questo progetto prevede la riqualificazione di un ambiente appunto che è quello dell'ex mercato coperto nei locali che ospitavano la ex macelleria e la ex pescheria, proprio lì in un ambiente proprio nel centro storico della nostra città, e avrà come obiettivo e come idea insita proprio nel progetto quello di essere uno spazio a disposizione proprio degli artisti, delle associazioni culturali, gestito da soggetti, persone, associazioni che poi parteciperanno agli avvisi pubblici che a seguito dell'approvazione del progetto saranno poi emanati. Il mercato coperto di Piazza Verdi ha rappresentato e rappresenta una spina nel fianco per ogni amministrazione comunale. Brutto, fatiscente e sporco, l'immobile è situato in pieno centro storico di Teramo, tra l'antico conservatorio musicale e il teatro romano. Ristrutturarlo è un obiettivo urbanistico fondamentale da centrare ad ogni costo. Tutto il resto dello spazio, diciamo, è insito in un'idea progettuale più ampia di riqualificazione complessiva e generale dei locali. Abbiamo individuato questi due locali, perché erano i due locali agibili e quindi immediatamente disponibili e pronti all'uso nell'eventualità appunto del finanziamento del bando. Ovviamente tutto poi si sposerà con una riqualificazione più ampia di tutto lo spazio. Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha fatto visita al polo scolastico Melvin Jones in fase di costruzione. Da settembre potrà accogliere gli studenti circa 600 delle scuole primarie e dell'infanzia. È un intervento che fa seguito a tanti altri interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici e degli edifici scolastici, convinti come siamo che la sicurezza sia un dato fondamentale non solo per il presente, per i ragazzi di oggi, ma a maggior ragione per quelli di domani. Un impegno che in questa città non c'è mai stato e in un'amministrazione fatta per molte parti da donne questo segno è stato più evidente, più sensibile. Il polo scolastico è l'ultimo in un ordine di tempo di intervento per l'edilizia scolastica, ma adesso seguirà anche l'intervento sulla scuola dell'infanzia di Via Verdi, a breve appalteremo i lavori, e l'intervento sulla scuola della scuola elementare di Via Ripalta. Mentre abbiamo già in graduatoria, ma non sappiamo ancora
come nulla di certo, l'abbattimento, la ricostruzione anche del polo scolastico di via Sant'Antonio. Sul polo scolastico ci credevano pochi, ma la scommessa è stata vinta, come ho già detto, una, due, tre volte, intanto perché quella che fu una lettera del Presidente Renzi venne presa sotto gambe e quasi ritenuta ridicola da molti, noi invece ci abbiamo creduto e fu il presupposto per l'accesso al finanziamento pubblico che è stato di 2 milioni di euro. E poi il mutuo del Comune di San Salvo ci ha consentito l'appalto di questo intervento che è, come dicevo, non solo sicuro ma è ultramoderno perché ha una classe di efficienza molto alta, è un edificio che è autonomo da un punto di vista energetico, per cui i nostri impianti solari ci permetteranno l'autonomia per l'intero anno scolastico, è tutto elettrico per cui non ci sono altri approvvigionamenti di altre fonti di calore, gli impianti sono a pavimento sia il freddo che il caldo, c'è un impianto serissimo con un'alta certificazione di areazione che è antivirus e anti-covid, oltre poi le tante attenzioni che abbiamo avuto proprio per rendere l'ambiente scolastico il più fruibile possibile, il più comodo possibile per i nostri ragazzi. È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, on demand come sempre trovate i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.